Ciao a tutti dalla Biblioteca di Concesio, io sono Marco. Dopo aver giocato al Viaggio dell'Orsa, che salutava la primavera, oggi vi presentiamo un gioco più combattivo, si intitola Village Pillage. È sempre un gioco che potete stampare con la vostra stampante direttamente a casa, un gioco da 2 a 6 giocatori, a partire dai 7 anni, molto divertente. Dovrete combattere contro gli avversari per poter collezionare delle rape e con le rape comprare dei trofei. Il primo che riuscirà a comprare 3 trofei avrà vinto la partita. Ed ora seguite le istruzioni. In Village Pillage, per poter vincere la partita, dovrete collezionare 3 trofei: lo scettro, la corona e il trono. Per poter guadagnare lo scettro dovete collezionare 8 rape, 9 per la corona e 10 per lo scettro. Iniziamo la partita preparandoci. Ogni giocatore prende una carta banca e mette una rapa all'interno della propria banca, una rapa invece nella propria scorta. Le rape all'interno della banca saranno protette, mentre le rape nella scorta potranno essere rubate dagli avversari. Ogni giocatore poi avrà un set di carte, così come riportato dall'ovetto qua in basso a destra. Avrà un contadino, un muro, un ladro e un mercante. Come funziona il gioco? Segretamente ogni giocatore dovrà scegliere 2 carte, una che giocherà alla propria destra e una che giocherà alla propria sinistra. Quindi in ogni turno voi combatterete contro il vostro avversario di destra e il vostro avversario di sinistra. Quando tutti avranno giocato le carte, verranno rivelate le carte e a quel punto succederanno gli scontri. Nel gioco ogni carta poi seguirà un ordine, quindi all'inizio giocheranno tutti i contadini, poi giocheranno tutti i muri, poi tutti i ladri e poi tutti i mercanti. Ma vediamo cosa fanno le 4 carte di partenza. Il contadino prenderà sempre 3 rape dalla riserva, la riserva è illimitata, e le metterà nella propria scorta. Quindi se io combatterò contro un contadino, un ladro, un muro o un mercante, comunque prenderò 3 rape. Il muro. Se gioco il muro, che è una carta di difesa, se la giocherò contro un contadino, contro un altro muro e contro un mercante, prenderò dal deposito una rapa e la metterò in banca, subito protetta. Se invece giocherò contro un ladro, gli ruberò una rapa e la depositerò nella mia banca. La carta ladro, se verrà giocata contro un contadino e contro un mercante, ruberà all'avversario ben 4 rape. L'ultima carta del set iniziale, contro chiunque venga giocata la carta, mi farà acquistare un trofeo, ovviamente se avrò almeno 8 rape tra la mia scorta e la banca. Oppure, se non potrò comprare un trofeo, allora potrò comprare una carta da questo mazzo, tra queste 4 carte libere, al costo di una rapa. Proviamo allora un turno di gioco. Giocherò contro il mio avversario di destra e contro il mio avversario di sinistra. Quando tutti avranno giocato la loro carta, perfetto, adesso possiamo svelare le carte. Allora, per prima cosa, giocano i contadini. Quindi tutti i contadini prendono 3 rape. Io ho giocato il contadino e prendo 3 rape.
A questo punto l'ordine è sempre questo, viene ricordato sulla banca, giocano i muri. Qua abbiamo un muro che ha giocato contro un ladro, quindi ruba a me una rapa e se la mette direttamente nel deposito. Poi giocano i ladri. In questo caso il mio ladro non ha nessun effetto perché gioca contro un muro e quindi non posso rubare le quattro rape sperate. Ultima carta, giocano i mercanti. In questo caso ci sono due mercanti. Chi gioca per primo? Il giocatore che ha meno rape. Quindi in questo caso lei ha solo una rapa, quindi giocherà lei. Comprerà una carta al costo di una rapa e poi successivamente toccherà al secondo giocatore comprare un'altra carta. Le carte acquistate finiscono così nel proprio mazzo ed ora in poi si potranno giocare. Il turno è finito e tutti riprendono le proprie carte. E si ricomincia un nuovo turno con tutte le carte a disposizione. Queste sono tutte le regole. Ci sono alcune note, le trovate nelle istruzioni, ma ve le leggo. Allora, la scorta di rape è illimitata. Nel caso finiscano, usa patate, carote o qualsiasi altro vegetale sia portata di mano. Se invece le carte del mercato si esauriscono, allora le carte non si potranno più comprare. Quando più giocatori vogliono comprare carte, ha la precedenza chi ha meno rape nella propria scorta. Le carte dello stesso tipo si risolvono simultaneamente. Tra carte dello stesso tipo gli effetti hanno questo ordine: prima prendi, poi ruba, poi deposita e poi compra. Se due giocatori rubano da uno stesso giocatore e non ci sono abbastanza rape, allora se le dividono. Per ogni altro caso utilizzate il gettone pollo, cioè utilizzate una moneta per fare uno spareggio. Buon divertimento!